Ricordo bene la prima domanda dell'associazione Josephine Bach di Lillipoliti, che è arrivata un po' come una grande sorpresa, perché già era un nome piuttosto strano. Si trattava di una grande attrazione del mondo dello spettacolo, in particolare dello spettacolo francese, ed era anche una personalità molto discussa questo nome di Josephine Bach, perché aveva fatto delle esperienze di vita certamente non comuni per quell'epoca, era una donna molto libera e nel mondo ecclesiale questo non era assolutamente normale, no? Non era una cosa di tutti i giorni, non era un'organizzazione che veniva fuori da una realtà parrocchiale, non aveva il nome di un santo, non si riferiva neanche a una località di una basilica o di un santuario. E quindi incuriosiva molto. Poi nel mondo dell'educazione, utilizzando quel modello di tribù arcobaleno che aveva inventato Josephine Bachet, cioè vo che voleva far vivere insieme ragazzi di culture diverse, condividendo le loro speranze, le loro difficoltà, le loro fatiche e le loro esperienze, cioè far nascere la solidarietà, non tanto dall'aiuto esterno, quanto dalla tenerezza, dal fatto di potersi abbracciare, di poter stare insieme. Josephine Bach aveva addirittura dichiarato quell'esperienza come una sperimentazione di nuove forme di fratellanza. La parola non era affatto comune a quell'epoca. Oggi, 40 anni dopo, il Papa Francesco ha fatto addirittura un'enciclica su fratelli tutti. Ma a quell'epoca per i bambini in difficoltà si parlava di orfanotrofi, si parlava così di filantropia, di assistenza, non di far nascere dalla tenerezza della vita insieme un nuovo modello di vita. E allora ci furono difficoltà, ma chi sono questi? Ma lei sa come si comporta questa Josephine Bachet? Ma non è lei, è un'associazione che ha il suo nome, no? Rispondendo a un monsignore anziano che era quello che aveva in mano la cassa, quindi che doveva firmare gli assegni e che era responsabile anche amministrativo della Caritas italiana. Mi veniva a dire che questa Josephine Bachet aveva costumi di vita certamente non vicini ai dettati dei comandamenti della Chiesa, ma perché dovremmo aiutare proprio questi quando ci sono tante ottime organizzazioni di San Vincenzo? E poi fanno anche i pacifisti, e poi sono vicini a organizzazioni dell'obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza è già diventata legge, era già superato quel momento. Avevamo obiettori di coscienza all'interno della Caritas italiana. Cioè, noi dovremmo aiutare queste forme emergenti, questa creatività, questa innovazione che c'è dietro di loro. Insomma, avevo convinto coloro che avevano deciso di accettare la sfida e quindi di accettare queste forme un po' sperimentali di risolvere le tensioni nelle periferie. Ma fino a quando la persona che ha in mano la cassa non firmava, non si risolveva il problema. Non sapevo che pesci prendere e allora dovete studiare un po' l'ispirazione di questa Josephine Bachet. E non era sufficiente certo raccontare l'esperienza fatta a Roma dell'associazione perché era una situazione appena nata, quindi non c'erano tante prove da dimostrare, bisognava investire un po' sulla fiducia. E allora ricordo che convinsi il monsignore che doveva firmare, dicendo: guardi che però Josephine Bachet ha vinto anche una croce di guerra, è cavaliere della Legion d'onore data dal presidente de Gaulle, perché ha combattuto e ha aiutato la lotta contro il nazismo, eccetera, eccetera.